Sta per concludersi la terza edizione di Cavallino Comics, rassegna di fumetto che si svolge a Cavallino Treporti per il terzo anno consecutivo. Quest'anno come padrino un disegnatore che ha fatto della propria arte una vera professione, che ha segnato e continua ad influenzare la storia del fumetto italiano. Ho visto che ha avuto un buon incremento, un buon successo di curiosità, le caricature, perché essendo tutti personaggi sia politici, sia di spettacolo e sia di sport, allora le persone le riconoscevano, dicendo guarda questo, guarda quello, per cui riconoscendo i personaggi. I migliori che sono riusciti sono i politici, un po' perché io ci mettevo un po' di grinta sopra, e un po' anche perché, essendo mica tutti giovani e un po' più anziani, caricaturare è più facile, insomma. La rassegna bandisce il concorso omonimo per fumettisti a tema libero. I migliori, selezionati dalla giuria, saranno esposti in mostre, tra questi proclamati vincitori nella giornata di domenica. Una passione, quella del fumetto, ancora viva, soprattutto tra i giovani, ma che fatica a trovare espressione. C'è la passione, forse mancano di più gli editori che noi giovani appassionati. Ai miei tempi, diciamo che c'erano molte più possibilità di farsi le ossa con editori minori, che oggi sono scomparsi. Mentre oggi anche un giovane che vuole arrivare a fare questo lavoro, e ce ne sono anche di bravi, devono già competere con professionisti già arrivati, che magari sono sul campo da 20 anni, e quindi trovano delle difficoltà maggiori.